guardate che gioiello! Quest'auto, la Audi RS5R, la numero uno di una serie limitata di 50 esemplari elaborati dal celebre preparatore tedesco Abt Sportsline. Già, ma tutto questo cosa c'entra con la nostra passione per la nautica? Oggi però non faremo sgommare gli pneumatici, non porteremo il contagiri in zona rossa e non vi faremo neppure sentire il rombo degli scarichi, forse. Siamo qui al Marina di Varazze per presentarvi Sax Strider 11 Abt Sportmaster. Conosciamo già lo Strider 11, questo modello risale a più di 10 anni fa, ma è stato completamente ristilizzato da Christian Grande, lo stesso designer che lo aveva ideato. In molte parti del mondo si crede che questa sia una sigla A, B, T, ma in realtà è un cognome, Abt. Chi ama il tuning automobilistico probabilmente conosce Abt Sportsline, la famosa azienda tedesca di elaborazione di auto Audi e Volkswagen, fondata nel 1967 da Johann Abt. Ma qual è la relazione con Sax? In sala macchine abbiamo due entro fuoribordo turbo diesel da 4,2 litri, 8 cilindri a V e hanno nominalmente 370 cavalli di potenza, ma Abt li ha elaborati. La postazione di pilotaggio ci riporta alle auto sportive. Un sedile completamente avvolgente, e questo possiamo ancora chiamarlo timone? Con i controlli dell'assetto? Con i controlli per la radio? Questo è un volante da motorsports. Il cruscotto di carbonio, e qui rispetto alle auto abbiamo due motori con controlli analogici e digitali. L'abitabilità in coperta è considerevole perché la larghezza è di ben 3,73 m, eppure la sua linea è sportiva. In coperta c'è anche il mobile bar con lavandino e due frigoriferi. Il tendalino è a scomparsa. In cabina i colori sono in tema con lo stile aggressivo della coperta. Il matrimoniale è circondato da imbottiture. Il bagno è completo di doccia e toilette elettrica. Si tratterà di un'elaborazione puramente stilistica o anche motoristica? No, ve l'ho già detto, sono intervenuti anche sui motori e probabilmente questo equipaggiamento arriva a 800 cavalli complessivi. Questa carena è collaudatissima, ma con questi motori io non l'avevo ancora provata. Il passaggio dal dislocamento alla planata avviene senza cambiare angolo di incidenza e non mi sono infatti accorto di essere già in assetto alla velocità di 12 nodi, 1500 giri minuto. Forse plana anche a un'andatura più bassa, ma con questi cavalli, con questo look, non ci importa andare piano. Le sentite le turbine? Oh!
sembra di essere fermi, intendo dire di non essere veloci. Invece siamo già a una velocità di crociera normale per qualsiasi imbarcazione, 25 nodi, 20 litri ora per ciascun motore. Proviamo a vedere come ci si trova a regolare l'assetto su questo volante. Il comando è sdoppiato, uno per ciascun piede poppiero, quindi devo fare attenzione a premerli entrambi contemporaneamente, ma posso verificarlo sugli strumenti. Siamo a 30 nodi, non male. L'assetto è buono, con poco trim, appena il 20%. La tenuta di rotta è buona, anche se in questo momento le onde al mascone. Oh perbacco! Si stende sull'acqua. Questi cavalli mi aiutano a tenerlo in assetto perché spingono moltissimo. Siamo a 35 nodi. Vi assicuro che non sono pochi in queste condizioni. Adesso ho il mare in poppa e do un po' più di trim. Mi piace sostenere la prua per non sentirla ingabbonare. Velocità massima dello Strider 11 Amped Sportmaster, 52 nodi! Woo! Elabora le auto del campionato tedesco Turismo DTM e sino ad oggi ha conquistato 4 titoli mondiali piloti. Abt è presente anche nella Formula E, quella riservata alle auto elettriche, e nello scorso campionato il loro miglior pilota si è classificato al secondo posto, mentre il giovane Daniel Abt ha ottenuto il 5° posto nella classifica mondiale piloti. Chissà, magari un giorno vedremo anche uno Strider Abt elettrico. C'è solo un problema. Purtroppo per questo modello hanno elaborato anche il prezzo e costa infatti circa 400.000 euro.